con Rimazzi di Montecò con due brani, il primo è Piazza di Montegallo e il secondo la canzone degli Matti. Il gruppo folcloristico Li Matti di Montecò è nato nel gennaio del 2007 su iniziativa di alcuni giovani, mossi dal desiderio di promuovere, valorizzare, ma anche mantenere vive le tradizioni popolari marchigiane. Li Matti è un nome simpatico, ovviamente scherzoso, con cui vengono chiamati gli abitanti di Montecosaro. Il gruppo ha preso nome da un antico detto popolare, spero di leggerlo bene e di rendere onore alla tradizione. A Montecò chi non è matto non ce lo vo, e chi non è matto beh non ce lo vo pegnè. Era giusto? Era giusto, vai! Grazie! Grazie mille, poi vengo a farmi un ripassino. Va bene, aspettiamo anche per loro gli ultimi aggiustamenti del caso. Siamo quasi addirittura d'arrivo, poi ovviamente ci sarà un altro momento per dare un po' alla giuria anche il tempo di fare gli ultimi conti del caso, e quindi ci sarà un altro momento con la musica, in questo caso della professionista che ci ha deliziato con l'Inno d'Italia, quindi la ritroveremo sul palco con altri due brani. E poi ovviamente ci sarà il grandissimo finale, la festa, con il ringraziamento di tutti coloro che si sono mossi, adoperati, sostenitori, gli sponsor, i partner, i collaboratori, perché come si diceva in apertura è sempre una macchina organizzativa che comprende tante persone, tante realtà locali che mettono il loro tempo a disposizione di tutto quanto. Siamo pronti? Siamo pronti! Allora diamo il via all'esibizione ai due brani di Li Matti di Montecò. Marino, che penso stasera? Alla fiera di Montegallo? Certo che bene. Dai, chiamiamo prima a ballo sulla piazza di Montegallo. Mamma mia, non vengo, no, e la mamma genitia, le scarpette alla bocca mia.
Grazie a tutti.